Salve, siamo con il dottor Andrea Russo per presentare un evento molto importante, non solo per la città di Cardito, ma per l'Interland napoletana in generale. L'evento, per l'appunto, patrocinato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, si chiama il Rendiconto 2013 e le ultime novità per gli enti locali. Cosa tratterà questo evento e quali sono queste ultime novità? In breve, ovviamente. Grazie, grazie, grazie. Ringrazio Napoli Nord per questa opportunità. Ok, in effetti un seminario di studi organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli, la Commissione e specificatamente la Commissione Enti Locali, che ovviamente non è né il primo e né l'ultimo convegno, anzi, ne organizziamo, diciamo, un po' su tutti i territori, dove viene, diciamo, a diffondersi quello che è la materia della contabilità pubblica e in particolar modo per gli enti locali. Il seminario in questione, grazie alla disponibilità, diciamo, del comune di Cardito, è ospitato, diciamo, presso il Palazzo Mastrille nella sala congressi. E il seminario tratterà del rendiconto 2013, come recita lo studio, e le ultime novità per gli enti locali. Il rendiconto, ovviamente, come dicevo e come a me piace sottolineare sempre, la materia è una materia comunque in continua evoluzione e quindi il legislatore diciamo, si è susseguito, diciamo, e quindi ha cercato quindi di fornire sempre di più norme che vanno a regolamentare un poco diciamo, la materia. Infatti il rendiconto nel passato era considerato un mero documento contabile la cui approvazione non avveniva mai nei termini, no? Perché ovviamente non produceva nessuna sanzione, diciamo, diciamola così. Quindi veniva approvato, diciamo, non nella scadenza che è stata sempre quella del 30 aprile. Adesso invece che succede se non viene approvato? Adesso invece, se non viene approvata nella scadenza, diciamo, che oggi, ad oggi è rimasta 30 aprile, a meno che non ci sia poi, diciamo, fino all'ultimo qualche proroga, qualche slittamento, se si vocifera già qualcosa, c'è la sanzione massima che è quella dello scioglimento del Consiglio Comunale. Quindi è una materia fondamentale per un'amministrazione pubblica. È fondamentale anche perché chiaramente nel momento in cui non si produce diciamo, tutta la documentazione, quindi non si segue l'iter, diciamo, sia dell'approvazione in giunta per poi il parere, diciamo, che è obbligatorio da parte dei revisori dei conti e quindi la relativa approvazione entro il 30 aprile. Ovviamente sempre poi l'intervento dei 20 giorni, no? Eventualmente della proroga dei 20 giorni e se non avviene chiaramente c'è lo scioglimento del Consiglio Comunale. Chi avremo come oratore in questo convegno, in questo seminario? Allora, in questo seminario, oltre a degli diciamo, amici che fanno parte della commissione enti locali, ci sarà l'amico Rosario Del Piano, ci sarà il presidente della commissione Paolo Tarantino, ci saranno poi e c'è altri dirigenti anche di altri comuni e ci sarà poi anche la nostra responsabile del servizio finanziario, la dottoressa Caianiello, che l'abbiamo diciamo scoperto, o meglio riscoperta, è un'ottima diciamo, un'ottima oratrice e quindi a me in particolar modo fa piacere la sua presenza. Poi ci sarà Pino Terracciano che è il segretario dell'ANCREL, Deborah De Riso, la dottoressa De Riso, che è il segretario comunale del comune di Piano di Sorrento.
Ovviamente c'è anche, diciamo, la partecipazione, quindi anche da parte dell'ANUTEL. Infatti dovrebbe essere presente il presidente Francesco Tuccio e l'ANCREL Campania, il presidente, diciamo, Roberto Trivellini. Chiaramente poi io per stimolare un po', come dire, l'argomento, perché poi l'argomento è interessante, ho invitato anche i sindaci, un po' i sindaci dell'area Napoli Nord. Ci dovrebbe essere, oltre il nostro sindaco che darà degli indirizzi di saluto, chiaramente da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti dovrebbe essere presente il nostro presidente Moretta, il nostro consigliere, vedo in locandina che c'è anche Achille Coppola, l'ex presidente, e il nostro amico consigliere delegato Giovanni Granata. Dicevo che chiaramente la materia, essendo una materia importante, quindi di interesse soprattutto per tutti gli enti, ho esteso un po' l'invito a tutti i sindaci, no, dell'area Napoli Nord, il sindaco Francesco Russo, il sindaco di Frattamaggiore, il sindaco di Afragola, Domenico Tuccillo, il sindaco di Crispano, il Carlo Esposito, il sindaco di Caivano, il dottore Falco, il sindaco di Casavadore, l'amico Sannino, e il sindaco, e ci sarà presente anche il sindaco di Ischia, l'ingegnere Giuseppe Ferrandino. Un sacco di sindaci, un sacco di tecnici, vuoi perché comunque la materia non è una materia semplice, cioè, si fanno convegni su molte cose, però è difficile organizzare convegni che siano così specifici su una materia così rilevante. Quanto è stato grosso il tuo impegno per mettere in piedi una cosa del genere? Allora, l'impegno da parte mia, e non solo mia, anche dell'amico Rosario, è un impegno costante, anche perché noi che facciamo parte della commissione enti locali, chiaramente è l'ordine che organizza i seminari di studi. Li organizza, diciamo, in varie città. A Cardito, voglio dire, è il terzo anno che è organizzato. Grazie al nostro impegno siamo riusciti, diciamo, a portare sul nostro territorio un seminario di studi che mancava, che invece poi diventa fondamentale, diventa importante, perché, voglio dire, fornire oltre ai noi addetti ai lavori, anche, diciamo, anche agli stessi dirigenti e anche alla classe politica e alla classe degli amministratori delle indicazioni, no? Delle indicazioni normative che servono e sono importanti per questa materia, per me, diciamo, io lo reputo fondamentale. Non a caso sto ricoprendo, diciamo, questo ruolo di assessore ai tributi al comune, con la delega, diciamo, di vice sindaco, che oltre a rendermi enormemente, mi inorgoglisce, diciamo, tutto questo, però mi rendo conto che oltre ad avere un'infarinatura è importante e fondamentale seguire, diciamo, l'evoluzione della norma per dare un contributo importante, fattivo, diciamo, e costruttivo soprattutto, perché oggi la contabilità pubblica, la contabilità degli enti locali è un qualcosa che è in continua evoluzione, e non a caso già da tempo si parla di un'armonizzazione, no, della contabilità pubblica con la contabilità, diciamo, con l'aspetto privato, no? Quindi, voglio dire, c'è bisogno di prestare attenzione a quello che la norma ci dice, ci insegna, in modo tale da non trovarci poi impreparati. Io dico che, ritornando poi a Cardito, che è un'opportunità che noi abbiamo, diciamo, come amministratori locali, e va soprattutto il ringraziamento alla commissione, che ovviamente degli enti locali dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, che ormai già da tempo, no, è riuscita ad ottenere questi seminari, facendo anche poi l'accreditamento direttamente al Ministero con il riconoscimento dei 4 crediti formativi per la figura proprio del revisore contabile, in effetti. Quindi,
Ringrazio la Commissione e chi ne fa parte, soprattutto nella persona poi dell'amico Paolo Tarantino, il quale è diciamo, un tecnico, oltre che un amico, è un tecnico preparatissimo. Infatti lui, se non erro, diciamo, in questi giorni è un po' in giro per tutta Italia, che ci viene diciamo, richiesto, dove partecipa ed è diciamo, oratore in questi convegni, e quindi questo poi è altro motivo di soddisfazione. Abbiamo già detto che lei ricopre un incarico importante al Credito Pubblico di Vice Sindaco, con delega anche al bilancio. Il primo appuntamento importante, quindi per lei la prima prova importante, è quella del rendiconto 2013. Allora, io ovviamente come assessore è dal 22 novembre, se non erro, quindi molto poco, sostanzialmente. Quindi sostanzialmente diciamo è da poco che ho avuto diciamo questa nomina. Il primo appuntamento importante è appunto il rendiconto, quindi anche se come dire, il rendiconto è vero che rappresenta, come ho detto, non più un solo un documento contabile, ma è fondamentale, perché poi prevedendo questa sanzione massima, quello dello scioglimento del Consiglio Comunale, diventa quindi un atto fondamentale. Ma diciamo la cosa fondamentale è che poi riguarda la programmazione, la pianificazione e il bilancio di previsione. Io mi auguro di continuare la mia opera, soprattutto con il previsionale, quindi diciamo di vedere e di mettere su un previsionale che possa tener conto un po' di quello che è la realtà cartitese, e chiaramente poi andandoti a scontrare con quello che è diciamo il come dire le ristrettezze, no? Diciamo che si sono avute e si hanno ancora. Una cosa importante su cui si va a misurare un ente è appunto la pianificazione, e quindi il bilancio di previsione rappresenterà sicuramente un punto importante, rappresenterà comunque un appuntamento che non dobbiamo assolutamente farci trovare impreparati, e dobbiamo chiaramente lavorare affinché si possa costruire un bilancio che possa tener conto un poco di tutto quello che sono diciamo le esigenze dell'ente. Beh, se non lei non ha altro da aggiungere, noi non possiamo fare altro che ricordare l'evento venerdì 4 aprile alle ore 15 presso la sala congressi del Palazzo Mastrilli. Noi ovviamente ci saremo e invitiamo tutti a partecipare. E grazie mille. Grazie.